Buonasera, ben ritrovati tutti, buonasera, buongiorno, buon weekend, tutto quello che volete. Tanto noi siamo quasi padroni della settimana e delle ore del giorno, perché noi Race Off lo facciamo quando ci pare. È un momento così, mi sento padrone del mondo, ma so che Moreno mi può aiutare. Ci sei, Moreno? Mettimi un freno, va. Ci sono, noi siamo ancora in ferie, siamo qua con questo club, siamo ancora in ferie, quindi lo facciamo con aria estiva, balneare, si può dire balneare? Si può dire balneare, non troppo, ma si secondo me si può dire. Va sì. Bene. Comunque va voglio bene. Dire... Allora, balneare. Sì, balneare, però voglio dire che siamo qua in ferie, scusami se te lo dico, io non tantissimo perché mi sto facendo una dimensione di lato B non banale, ma perché ci sono momenti, e il mare non c'è più da mo'. Il caldo invece è rimasto, sì. Cosa dici, Moreno? Sì, è ben quello che sono trasmissioni balneari, per il caldo più che per il mare. Ah, ecco, perché qui è veramente non passa più. Però vabbè, prendiamo quello che il convento passa. Ma oggi prendiamo anche un graditissimo ritorno. Non so se tu sei d'accordo, sono quasi sicuro di sì, però a me fa comunque piacere. Vabbè, è stato uno dei nostri padrini, no? Sì. È stato il primo ospite che abbiamo avuto, quindi come fai a non essere contento? È stato quello che ci ha tenuto a battesimo, abbiamo cominciato con lui. Pensiamo a poveretto, lui dice, nel Davide, cosa hai fatto? Tenuto a battesimo, e siamo rimasti amici, pensiamo che brava persona che può essere. Su quello credo che non ci siano dubbi. E allora, ladies and gentlemen, qua con noi, dopo un po' di tempo a Race Off, chi se non altro... Fabrizio Bongiovanni. Ciao Fabrizio. Ciao ragazzi. No. Volevo stare zitto, ho fatto una fatica a non ridere su quello che stavate dicendo. Siete sempre i soliti amiconi, fantastici. Noi ti vogliamo bene, lo sai, ma io pensavo alla scena di tu che tieni a battesimo Moreno, socio fatiche, o tenegli la testina da su, è un casino. Penso poi in braccio a te, Fabrizio. No, io lo posso battezzare, Robby. Se lo tieni in braccio tu, io lo posso battezzare. Guarda che adesso, voi adesso noi ridiamo, scherziamo, ma Moreno si è messo a dieta ferrea. Non sbaglia più un colpo, cioè 20 km in bicicletta tutti i giorni, cioè voi non avete idea, Peccato che si è giocato il ginocchio un mese che non faccio niente, però per il resto ci ho messo la buona volontà io. Però il ginocchio lo possiamo dire, così incominciamo a parlare di cose ippiche, perché se no la gente dice, sì, esatto. Questi qui sono veramente rimasti al mare, no? Noi non siamo rimasti abbiamo sbagliato una ferratura per quello che è saltato il ginocchio. No, ma più che sbagliata la ferratura, cioè tu ti sei fatto 4 ore, che era come fare una 2008 senza allenamento, la sera del campionato europeo a Cesena in parterre. No, non l'ho fatto. Io sono stato su ospite anche in tribuna, ho fatto il furbo. Adesso mi fanno la multa. Dopo questo mi fanno la multa. Ecco, vedi, qui c'è una dichiarazione di... No, facevo un cambio con un amico, lui veniva giù, io andavo su, ci scambiavamo. Tutto regolare. Tu Fabrizio invece? No. Io l'ho fatta tutta in piedi nel parterre. Tutti in piedi? Ah, quindi eri anche tu nel parterre con noi? Ero diciamo sul palo d'arrivo, mi sono goduto tutto da lì, allo steccato, altrimenti magari non riuscivo a vedere bene perché non sono tanto alto, però ero nel parterre e non potevo muovermi, io non ho fatto il furbo, io sto alle regole, non ho fatto il furbo come Moreno, No, Fabrizio, sto alle regole anch'io, facevo un cambio, ho detto il mio amico veniva giù, io andavo su, hai capito? Cioè, non cambiava niente, uno su uno e uno su, ci incontravamo per strada. No, poi Fabrizio, volevo dire, renditi conto, cioè il buon Big Mo è arrivato che già aveva la ginocchiera. Sì, esatto, no? Già quello. Che erano le 7. No? Sì. Tu ti puoi immaginare uno che arriva con la ginocchiera alle 7, alle 9:30, alle 10, o si mette sdraiato per terra oppure chiamiamo un'ambulanza. Quindi era ma diciamo... sai che non ci avevo pensato a questa cosa, ma se io mi fossi messo la ginocchiera e avessi fatto vedere la ginocchiera sotto i pantaloni, mi facevano entrare in tribuna anche a me, vedi?
Sai, la pietas, sì, la pietas vince poi alla fine. Sì, no? Noi invalidi. No, comunque è stato, onestamente, possiamo dirlo, chiudendo la cosa in due minuti, la gestione del campionato europeo, per quanto sicuramente c'erano degli obblighi da seguire, non è stata banale, perché all'inizio per entrare c'è stato un po' di assembramento, perché per quanto si potesse cercare di fare al meglio c'erano tante persone, e questo onestamente ha rifatto vivere bei momenti a noi appassionati di vecchia data, perché vedere la gente in fila davanti ai cancelli è roba dimenticata, non so se voi... È vero. Quindi è stato bello mandare le fotografie, tutte le abbiamo mandate, io ho mandato una foto in cui dicevo ma forse ho sbagliato, non corrono qua stasera, perché vedere, pensavo a un concerto, che poi c'era, c'era anche il concerto. È vero. Quindi, e poi dopo anche dentro, effettivamente, per chi era in parterre, il fatto di non avere comunque dove sedersi, è chiaro che non siamo tutti giovanotti e quindi poteva essere anche faticoso. Comunque la situazione è quella tale per cui qualche cosa è facile sbagliarlo. Però lo spettacolo dei cavalli direi che è stato onorato soprattutto da uno di loro, che lascio dire a Big Mo. Lo sanno tutti, del Michel Griff, cavallo trasformato, non c'è stata corsa. Due prove, ha vinto il campionato, dominato il campionato europeo da cavallo superiore. Adesso lo vediamo, perché è ufficiale che festa in Bourbondi e in lotteria. Quindi lotteria quest'anno è stellare. Io penso che sia la corsa del secolo questa, perché Freestyle Bourbon, Zaccon Joe, Vivid Vice S, Cockstyle, Vitruvio, Vernissage Griff, poi sembra che vengano anche un paio di francesi, niente male. Io penso che degli ultimi 30 anni sicuramente è la corsa più bella che sia stata, che si organizza in Italia. Quindi, hai ragione, Big Mo. Vediamo, cioè, è una corsa sicuramente da non perdere. E poi sai, tutti i cavalli napoletani che fanno in lotteria canta Napoli, come dice lo Dio Salvo, canta Napoli, perché sono tutti i cavalli napoletani, anche Freestyle Bourbon, che è francese, ma è napoletano anche lui. Quindi proprio una di quelle battaglie da coltello tra i denti, tra parentesi. Allora, io parto a rileggere l'ordine d'arrivo della prima batteria di Cesena, perché poi così facciamo, chiediamo il parere anche di Fabrizio, che appunto ha assistito a questo. Comunque alla fine è un bello spettacolo, perché francamente è stato bello. Il sentire il brusio, l'ho scritto in un post, il brusio della gente quando Vernissage Griff ha fatto la seconda batteria, il brusio di emozione, di quando vedi il cavallo che vola via, era tanto tempo che non lo sentivo, non so voi. Sì, e a Cesena l'urlo in retta d'arrivo era una vita che non si sentiva, come i seggiolini di San Siro che sbattono, che non si sentiranno più. Comunque, ordine d'arrivo della prima batteria del campionato europeo che si è svolto sabato 5 settembre, la prima prova. Allora, primo Vernissage Griff 1:11:01, ovviamente guidato da Alessandro Gocciadore e allenato. Secondo Razi Boco, Andrea Farolfi in 12:01:12. Terzo Demos Racing, Roberto Andraghetti 12:02. Quarto Zania B, Mauro Biasuzzi, e quinto Zaffiro Top VP dell'Annunziata. Questa è stata la prima batteria che è stata la più scontata. Sei d'accordo, Fabrizio? Sì, sono d'accordo. Lì Vernissage era super favorito, chiaramente, e hanno corso molto bene anche Arasi Bop e Demo Racing. Hanno corso bene, perché Arasi bisticcia un pochettino con Wauka, fa il parziale, poi dopo torna via e torna ottimo secondo, Demo Racing terzo con un numeraccio, quindi chiaramente Vernissage lì ha fatto il vuoto, perché chiunque fosse davanti tra Wauka o Arasi Bop gli avrebbero dato strada, perché questo non puoi permetterti di tenerlo. Però Già è stato è stata chiaramente meno entusiasmante la prima batteria, perché questo svolgimento era atteso e ha rispettato il pronostico, sarebbe venuta così, è venuta così. E invece alla seconda abbiamo visto qualcosa di diverso, anche se molti dicono ma gli avversari non erano dei campioni, non erano dei fenomeni, non erano qui, non erano là, sì, ho capito, però questo decimo perché due non hanno corso, quindi da 12 erano diventati 10 concorrenti della seconda batteria. Da decimo guardo un po' la situazione, Goccia lì è stato bravissimo, perché non ha voluto
affaticare il cavallo, nel senso che secondo me ha guardato come si metteva la corsa, altrimenti dice faccio la bella e la chiudo là. Lì ha guardato un attimino, si è messo là di dietro e poi quando ha provato di venire via per vedere cosa succedeva, se li ha mangiati tutti, ha fatto 600 metri in terza. Un amico che avevo vicino ha misurato 1,53 e spiccioli da start a start, vernissage, e in pista piccola sono misure che io non le avevo mai viste. 1,53 spiccioli con 600 in terza è una roba grande, che ci siano o che non ci siano gli avversari. Certo, e poi sono era, d'accordo. Scusatemi, voglio metterci la parte artistica, proprio bello. Sì, poi bellissimo, poi bravissimo, poi bellissimo, niente da dire, niente da dire. Allora, leggo l'ordine d'arrivo della seconda batteria, per il race off invece vi tengo in sospeso, perché lo leggiamo dopo, no, il race off. Sì, ci teniamo in sospeso. Sì, lo so, ma sì, molto sì, dopo lo leggiamo. Molto sì, dopo. Sì. Prossimo anno. Allora, seconda batteria, quella che determina appunto la vittoria del campionato stesso di Vernissage Griff, è prima appunto l'allievo di Alex Gocciadoro, che ha chiuso a 100 metri, 150 metri dal palo, applaudendo il cavallo, ovviamente bello spettacolo, come il cavallo era già passato, quindi in 1.11.6, secondo Deimos Racing con Roberto Andreghetti 1.11.9, Deimos Racing che così si aggiudica la seconda moneta del campionato europeo, terzo Chief Orlando Enrico Bellei in 1.12, quarto Zania B Mauro Biasuzzi e quinto Zaffiro Top VP dell'Annunziata. Ricordiamo che Zania B era andata davanti, la gente si aspettava che i due cavalli nuovi, i due cavalli della Santese, Chief Orlando e Stepping Spaceboy, che partivano rispettivamente col 2 e col 6, la facessero più da protagonisti. E qua richiamo un attimo Fabrizio a una tua impressione. Chief Orlando mi era stato raccontato, ripeto, non sono una persona così esperta e conoscitore da sapere tutta la storia dei cavalli, assolutamente no, però mi avevano detto che era un cavallo che partiva molto forte, non c'è neanche andato vicino andare davanti, perché Zania B l'ha presa facile la testa. Tu Fabrizio che sensazione hai avuto? Sì, ho avuto la sensazione che fosse stato un attimino sopravvalutato, perché già prima di Montecatini avevano detto che sarebbe stato un crack, che sarebbe andato davanti e avrebbe fatto 1,9. Sì, anche io avevo sentito quello, poi non, l'avevo visto a Montecatini che non era proprio piaciuto tanto. Ecco, insomma, è quello che abbiamo visto. Quindi in questo momento non è di quella categoria. Non mi ha esaltato, sì, vabbè, che vuol dire, se ti scontri contro dei Vernissage Griff devi avere un bel cuore, però Racing si è dimostrato all'altezza della situazione, ha preso un secondo favoloso, sì. Favoloso. E lui ha fatto quello che ha potuto. Cioè, se non sbaglio, Demons Racing la prima prova aveva il 12. Sì, 12. Sì, per forza, perché aveva l'1, il 12 aveva, sì. Sì, esatto. Quindi, cioè, voglio dire, lui si è comportato bene. Gli altri siamo nella normale amministrazione, direi. E di Stepping Spaceboy, quell'altro cavallo che era portato da Antonio Di Nardo, che ha fatto una rottura la prima e credo anche la seconda? Guarda, quello non l'ho neanche visto io, se devo essere sincero, proprio non lo posso giudicare perché non l'ho seguito con attenzione. Cioè, io avevo visto la mia B, la seconda, che pensavo arrivasse sinceramente un po' più avanti, perché quando l'ho vista in testa dico può dire la sua adesso qui a Cesena così, e quello lì non me lo ricordo nemmeno, non è pervenuto per me, non te lo posso giudicare. E tu invece Moreno? Sono completamente d'accordo con Fabrizio, anche io mi aspettavo molto di più da Zania, di non che vincesse, ma che almeno arrivasse a seconda. È andato in testa senza spendere, senza niente. Io l'avevo già vista seconda, anzi, fino a un certo punto della corsa mi sembrava che Gocciadoro fosse disinteressato alla corsa, perché pensava che Zania B avesse già vinto.
io pensavo che Zaniabi avesse già vinto, lui pensasse di farla bella, poi ho visto che ha mosso e non c'è stata storia con questi, non può correre con questi, quindi. Però Zaniabi almeno il secondo doveva salvarlo, invece è arrivata addirittura quarta. Quindi sono d'accordo con te, Moreno, d'accordo con te. Una pista come Cesena va in testa e non spendi, bisogna che una cavalla come Zaniabi arrivi seconda almeno, ecco. Poi non è stato un 1-9, 1-11-6, quindi lei ci stava bene. Mi ha deluso parecchio, proprio per il resto, gli altri non pervenuti. Cif, Orlando, cioè, non sono di questa categoria in questo momento, non dico che non saranno di questa, ma in questo momento possono stare a casa, possono fare altre categorie, ecco. Secondo possono me, venire a correre con te in bicicletta, insomma, quello vuoi dire? Sì, possono venire in questo momento, direi di sì. Okay. Ma chi vince? Chi vince loro tra te sicuro, loro sicuro. Io battere il ciclista è difficile, battere il ciclista è difficile, perché in genere lo fa stare alla corda e gli tirano via la sabbia, quindi sì. Però se un ciclista alla ginocchiera, è quello che non riesco a spingere bene, hai capito? Perché si alza la quota, si alza la quota, se riuscissi a spingere bene potremmo giocare, ma con la ginocchiera non riesco a stendermi, no? L'azione è un po' parliamo di cavalli, sì. Meglio, altro che ginocchiera. Allora, parlando di cavalli, io volevo coinvolgere, visto che uno dei motivi per cui abbiamo chiamato Fabrizio, che ripeto e sottolineo ci fa piacere comunque averlo tutte le volte che si può, sì. Perché io e Moreno la sera del campionato europeo, ci sono state tante belle corse, in una ci siamo trovati a discutere con altri che erano presenti in parterre su un episodio che è capitato, e qua c'è ovviamente l'intervento di Fabrizio che come commissario ci può certamente aiutare. Allora, nella nona corsa ci hanno sputanato, siccome so ci hanno sputanato, noi non abbiamo capito niente, ma noi di default sì. Che non so cosa vuol dire default, però me lo dicono spesso. L'ho sentito dire anch'io, non lo so. Credo che sia tipo lockdown. Un'alternativa. È bello, bellissimo. Allora, nella nona corsa, premio Le Meraviglie, vi leggo il campo così magari, visto che è passato un po' di tempo. Con l'1 c'era Abano Cis, guidato da Targhetta. 2 Afrodite B, Andreghetti. 3 Achela Palferm. 4 Audrey F. 5 One Bros. 6 Al Capone Stecca. Al Capone Stecca e Audrey F partivano con 20 metri di ritardo insieme a Juan Bros. Bene. Quindi allora Fabrizio, tu eri là, allora io e Moreno abbiamo bisticciato, non tra me e lui, noi non litighiamo quasi mai, anche se Race Off nasce da una sfida tra me e lui che poi non c'è, perché spesso ci troviamo d'accordo, questa è proprio l'assurdità di questa trasmissione, no? Che siamo spesso d'accordo. In quella corsa lì cosa succede? Che partono, Abano Cis parte così così, un po' di galoppo, fa un po' il balletto, e viene centrato da Audrey F, che arrivava da dietro a 20 metri. Dico, viene centrato nel senso che quello che era la mia visione delle cose, no? Nel senso che Targhetta non riesce a spostarlo e viene centrato da Audrey F. La discussione che si è creata era doppia, nel senso che alcuni sostenevano che era appunto una responsabilità piena di Targhetta perché non si era spostato. Altri sostenevano che era Farolfi che non l'aveva evitato. Io sostenevo solamente che comunque quando sei in pista i cavalli non sono macchine, non è che se giri lo sterzo van via, cioè il cavallo poi bisogna vedere in quel momento come reagisce ai tuoi comandi. Non so se sei d'accordo, Fabrizio, immagino di sì. Purtroppo è così, non si hanno né i freni né un volante che come tu lo pieghi sterza subito, il cavallo ci mette un po' di più. E in quella situazione lì si è creato una situazione che io non avevo mai visto, ammetto la mia ignoranza, ma l'ho già dichiarata più di una volta, in generale, proprio ignoranza in generale, che il cavallo Abano Cis non si è potuto ripresentare alla seconda partenza, fermo restando che per fortuna non si è fatto male nessuno, perché tutti e due cavalli, cioè l'unica cosa che si è fatta male era il sulchi di Targhetta, che l'ho visto abbastanza alterato nella struttura. Quindi ecco, cosa succede? Cosa dice il regolamento in queste situazioni? Allora, innanzitutto io ero lì allo steccato, ho visto, e chiaramente la profondità non ce l'ho, cioè li vedevo di fianco. E è vero che Audrey F
rendeva 20 metri a Abano-Cis, quindi era più indietro, erano credo 6 cavalli, 3 per nastro, 3 davanti e 3 dietro, Odrief aveva il numero 1 a 20 metri. Quindi Farolfi sta uscendo dai nastri a tutta per anticipare Goccia d'Oro, sta guardando Goccia d'Oro, quando butta l'occhio vede Abano-Cis fermo, tira su, la cavalla chiaramente lanciatissima non viene su immediatamente, difatti passa lei ma non passa la ruota del sulchi. Vabbè, detto questo, che questo l'hanno visto tutti, è vero che in automobile chi tampona ha sempre torto, qui però abbiamo un cavallo che anche se parte avanti 20 metri ed è di balletto e di galoppo lui in quel momento, se si fosse tolto sarebbe stato meglio, perché comunque Farolfi è vero che può riuscire ad evitarlo, magari se lo vede prima, magari se la cavalla viene su, però quando un cale di galoppo non deve ostruire l'avanzata di nessuno. Quindi una volta successo il patatrac che cadono tutti e due, una volta avrebbero ricorso tutti e due, visto che non si sono fatti male né i guidatori fortunatamente e tantomeno i cavalli. Ah, quindi era così, potevano ricorrere tutti e due una volta? Una volta avrebbero ricorso entrambi, okay. Sicuramente. Adesso qual è il regolamento attuale dice che se un concorrente è responsabile della caduta di un altro concorrente con conseguente interruzione della corsa, al via valido, alla ripetizione della corsa non si può ripresentare, viene fatto uscire, non puoi ricorrere, e oltretutto prende 15 giornate da piedamento il guidatore, perché quando c'è la caduta sono 15 giornate, e se causi la caduta di un concorrente alla ripetizione non puoi ricorrere. Loro hanno guardato i filmati per bene, con la frontale e tutto, evidentemente hanno visto che Targhetta con il calo di galoppo continua ad occupare la corsia numero uno, quella della corda, e Farolfi, che ha la corsia numero uno, deve poterla sfruttare, non deve trovarselo davanti fermo, e così hanno ritenuto Targhetta responsabile, quindi Targhetta è stato fatto uscire. Ah, ok, quindi è un regolamento parzialmente nuovo. Sì, c'è da un po' di tempo. Comunque ricordati sempre che in caso di caduta chi crea la caduta alla ripetizione della corsa non può ricorrere. Ok, quindi grazie di questa ulteriore lezione. Tra l'altro colgo l'occasione per chiederti, sono usciti nuovi regolamenti, ci sono stati degli aggiornamenti rispetto all'uso della frusta o rispetto ai paletti o anche ad altre cose negli ultimi mesi? No, direi che tutto è rimasto uguale all'ultima volta che ci siamo sentiti, dunque direi, io sottolineerei ancora la cosa dei paletti, perché sì, delle volte vado su Facebook, guardo, leggo e leggo delle cose che purtroppo non sono corrette, ma perché non tutti sanno il regolamento dei paletti, quindi gli scommettitori, che per me sono sacri, hanno diritto di parlare, diritto è, però se non sanno i regolamenti delle volte possono dire cose inesatte, pur avendo il massimo del mio rispetto, certo, perché senza i puntatori non andiamo, senza i giocatori non andiamo da nessuna parte. Però detto questo, i paletti, vorrei ricordare che perché un cavallo venga tolto dall'ordine di arrivo ne deve fare 6 consecutivi con la ruota all'interno, 6, non perché ho letto delle volte dicono ma questo ha fatto 4-5 paletti, non l'hanno tolto, si vedeva che li buttava giù. Ecco, quelli che buttano giù non contano. Ah, perché quello l'hai preso con la ruota, quindi non sei all'interno, giusto? Allora, quelli che vedete che uno li butta giù con la ruota non vengono contati, vengono contati quando la ruota sinistra è all'interno dei paletti e il paletto rimane su, ma questo è con la ruota di là. Se ne fa 6 in fila consecutivamente, viene tolto dall'ordine di arrivo, sempre che non sia spinto dall'esterno.
perché se ci va da solo allora viene tolto, se viene spinto dall'esterno, cioè se quello di fuori ti butta dentro i paletti e tu per non prendere la ruotata vai giù per difenderti, sì, non entri col cavallo ma entri con la ruota, allora in quel caso non distanziano il cavallo che ha fatto i paletti, ma mettono a piedi chi ti ha messo nella condizione di difenderti? Quello che è andato giù, che ti ha messo nella condizione di andare dentro i paletti. E poi state attenti, perché se per assurdo uno fa 5 paletti con la ruota all'interno e poi ne butta giù 2 e poi ne fa altri 5, purtroppo non lo tolgono, perché i 2 che lui butta giù interrompono la serie. Sì, però qua parliamo di Arsène Lupin. Ho capito, però è successo anche È successo, sì. Poi la giuria prima di togliere deve avere delle inquadrature perfette in modo da poter contare, anche perché dopo le trasmettono anche al pubblico quelle immagini, non è che, quindi devono essere chiare, perché nel dubbio non puoi distanziare un concorrente, quindi bisogna stare attenti. Però i paletti da oltrepassare continuativamente sono 6. Ok. Capito? C'è stato un caso a Cesena, credo, un mese e mezzo fa, un cavallo di Goccia d'Oro che non era suo, era credo di Lorenzo Baldi, non mi ricordo il nome, che è stato tolto dall'ordine d'arrivo e ha vinto. Sì, perché certo, all'inizio aveva infilato, credo, 8-9 paletti, me lo puoi confermare? Sì, adesso non mi ricordo il nome del cavallo, era sicuramente un cavallo di Lorenzo che guidava Goccia d'Oro. E alla prima curva fa i famosi 6-7 paletti e dopo la corsa l'hanno tolto, chiaramente, perché la regola vale poi per tutti. Cioè, non è, certo, che è vero che uno dice ma non si è avvantaggiato, ma era ultimo, non ha, ho capito, però il regolamento è quello, quindi una volta che le regole sono fatte le devi fare rispettare. Quindi... Ah beh, se ci mettiamo la discrezionalità non usciamo più, perché esatto, è chiaro. A me ha colpito molto, te lo dico e lo voglio dire come applauso ai commissari e ai giudici quella sera, perché effettivamente poteva sfuggire a tanti, perché all'inizio della corsa il cavallo era rimasto anche molto indietro, quindi questo dà una conferma che comunque c'è una visione effettivamente attenta di tutti i dettagli della corsa per quello che si riesce. Del resto vuol dire siete ancora esseri umani, quindi voglio anche rivelarvi un segreto per i paletti, per quello che vediamo noi dalla macchina dei commissari che giriamo all'interno e tra la giuria. Per esempio a Cesena, così come in tutte le altre piste, la prima curva la vediamo meglio noi commissari dalla macchina, perché abbiamo la luce alle spalle. Okay. L'ultima curva la vedono meglio su dalla giuria, perché noi cominciamo a avere la luce in faccia e con il riflesso dei cerchi, che con dei copridischi, lì delle volte fai più fatica a vedere se la ruota è di qua o di là, hai capito? Quindi ci deve essere una collaborazione tra noi e loro, che c'è sempre, perché noi segnaliamo ogni cosa. Poi un'altra cosa, io se vedo un cavallo che viene di qua, o un guidatore che ha la ruota sinistra all'interno dei paletti, non è che li conto, perché sennò mi perdo tutto il resto della corsa. Però se vedo che ne fa 2-3, io dopo segnalo. Dopo li contano loro con le loro riprese, con i ralenti, magari ne fa solo 4, magari ne fa 8, ma io non posso tenere l'occhio lì, altrimenti mi perdo tutta la corsa e tutte le altre cose. Certo. Però quando un cavallo entra nei paletti, se vedi che non li butta giù, ma vedi che è con la ruota di qua, dopo 2-3 fai la segnalazione e dopo si va a vedere quanti ne fa e se li abbatte o cosa, hai capito? Certo. Si cerca di fare le cose uguali per tutti, poi delle volte ci si può anche sbagliare, purtroppo, capito? No, però... beh, ma quello rientra, credo, ripeto, io sono ancora di quelli tolleranti sul fatto che l'essere umano è fallibile, quindi purtroppo qualsiasi sia la professione che uno fa, per quanto uno possa metterci il massimo dell'attenzione, l'errore è dietro l'angolo. Dispiace quando ci sono... Il migliore è quello che si sbaglia di meno. Appunto, quindi voglio dire, una volta detto questo,
Quindi niente, abbiamo anche chiarito questi, abbiamo ribadito il concetto dei paletti e abbiamo chiarito che se c'è un cavallo che provoca una caduta, questo non può ripresentarsi alla partenza successiva. E quindi esatto. Noi, io e te Moreno, abbiamo subito questo parere discordante che non era sostenuto da nulla. Detto questo, però noi siamo stati bravi. Cioè lui è andato a sedersi da Bonini in tribuna, anche un po' punito. Sì. Questo lui è fatto da pace. Esatto. E invece poi io volevo, sempre sfruttando la presenza di Fabrizio, fargli un applauso, che adesso sentiamo, dopo gli diciamo anche il perché. Adesso l'applauso non lo sentite, ma lo metto in post-produzione. Perché comunque Fabrizio ha già, allora tu Moreno sei esperto di genealogia, quindi sai che uno stallone importante, una fattrice importante generano buoni puledri che diventano magari campioni, tipo Vernissage, no? Sì. Fabrizio sforna grandi gentleman. È vero. Cioè lui non è richiamato alla riproduzione, perché sennò poi gli fa troppa roba e non ci sta dietro, no? Però vuol dire, il corso gentleman, lui cosa ha fatto? Lui ha già generato 3 nuovi gentleman che hanno vinto, anzi 4 che hanno già vinto. Sì. Lo possiamo dire, l'applauso mi sembra più che doveroso. Ovviamente in primis... Esatto, in primis per chi ha vinto, ovviamente, quindi non vogliamo togliere il merito a chi le redini le aveva in mano. Sono ragazzi fantastici, bravissimi e tanto appassionati, che se lo meritano, ma anche quelli che non hanno vinto si sono comportati tutti benissimo, tutti egregiamente, perché per vincere ci vuole poi anche il cavallo. Però vabbè, bravissimi quelli che hanno vinto, ma bravissimi anche quelli che non hanno vinto, perché si sono mostrati all'altezza della situazione, hanno fatto delle bellissime prove gentleman quando facevamo il corso, ma adesso si dice davvero, adesso vanno davvero in corsa, quindi sono bravi, sono felicissimo e fiero di loro. Allora, prima di dire chi ha vinto ti chiedo onestamente, però se no non ci rispondi. Tu le vai a vedere tutte le loro corse all'inizio, poi ovviamente dopo dovrai in qualche modo, oppure ti capita di vederle? Onesto, guarda che ti vengo a cercare. Allora, no, non le vado a vedere, a meno che non abbia un input per andare a vedere qualche cosa. Difatti ho visto vincere la Sara Bruni perché ero presente a Padova al lavoro. Ho visto vincere Cuglini perché l'hanno postato nella nostra chat e dopo sono andato a vederla. Non ho visto vincere Massimiliano Michelotto, l'ho visto al debutto arrivare secondo di un baffo e poi non l'ho visto dopo quando ha vinto. Comunque voglio dire, se posso li seguo, se sono lì vicino perché lavoro, chiaramente li mangio con gli occhi. Qualche cosa ho visto nelle andando a rivedere i filmati delle corse, ma se no non è che me li vado a vedere tutti. Sento la chat, leggo, faccio i complimenti, perché poi so che sono poi tutti bravi alla fine. Aspetta, perché me ne è scappato uno, ne ho citati Menichetti. 3. Ho citato Sergio Menichetti. Volutamente. Venichetti ho lasciato per ultimo perché il buon Sergione, un ragazzo straordinario, buono come il pane, come tutti poi quei ragazzi lì, sono tutti buoni, bravi. Abbiamo avuto anche ospite noi, sì, Sergio. Sì. Sono tutti fantastici, guarda, davvero. Avevo 23 persone, 23, tutti favolosi. Però ti dico, Sergio Menichetti ha vinto a Cesena. Non solo me lo sono goduto perché ero in macchina al lavoro, ero commissario, ma dopo la corsa lui si è commosso, è venuto a ringraziarmi lì davanti all'ingresso pista e ti dico che ho fatto fatica a non commuovermi anch'io a vedere la sua commozione. È stato un momento bellissimo, bellissimo, che non dimenticherò. Infatti è bello per tutti, però per me la lacrima nel mondo del cavallo è qualcosa di speciale, io non mi vergogno a dirlo. Beh, tu ne sai qualcosa, sì, no, Robby. Io...
Io, vabbè. Moreno, lo sai che quando ha vinto a Modena ci ha messo 20 minuti per trovare scuderia? Guarda, ci credo, ci credo. No, ma ci ha messo 20 minuti non per riposare il cavallo, perché voleva arrivare in scuderia e non farsi vedere che stava piangendo. Ci ha messo 20 minuti. Grande Robby, Io c'ero. Lo sai quanto era che tirava a vincere quella corsa? E quindi sai, finalmente c'è riuscito. Altre anche. Sì, direi di sì. Ah, ci hanno fatto anche un film, una canzone che si chiama The Never Ending Story. Cioè che non finiva mai quella tesi. Comunque. Infinita. No, di Sergio devo dire che per qualcuno che l'ho conosciuto, ovviamente fa piacerissimo per Sara Bruni, per Michelotto e per Cuglini, ovviamente. Certo. Ma non so perché emotivamente ero sicuro di quello che mi hai raccontato adesso. Poi comunque voglio dire, ci ho messo 20 minuti perché pensavo, come fanno tutti i bravi guidatori, a che scusa inventare da raccontare ai proprietari. Scusatemi. Ecco, sì. Cioè, sì, non è che... Sì. Ho visto che oggi corre anche la Sofia Ricci con i suoi Usiku, esatto, debutta a Treviso. Sì, molto brava Sofia. Ha già fatto due piazzamenti, credo. Sì. Quindi comunque Fabrizio, complimenti anche per questa nuova nidiata di gentleman e speriamo che si possano divertire, che dovrebbe essere la base di tutto. Ma guarda, questi complimenti qui li prendo volentieri perché sono molto fiero di tutti loro, quindi ti ringrazio e ringrazio tutti loro. T'abbiamo visto quando siamo venuti a trovarvi che eri molto fiero, abbiamo visto, ma anche loro erano molto fieri di avere un docente come te, si vedeva. Tra l'altro, ecco, mi permetto di consigliarvi, che per chi non l'ha visto, di andarvi a vedere il filmato che abbiamo realizzato con le prove che ci sono state a Modena per la loro prova d'esame, in cui c'è appunto una serie di scene anche simpatiche, e abbiamo pubblicato nella pagina di Mania del Trotto TV su Facebook, come nella pagina di Race Off, i nuovi Jedi, li abbiamo chiamati che Jedi perché gentleman driver si può anche leggere anche un po' all'americana Jedi. Comunque, detto tutte queste cose assolutamente di una utilità pari a zero, e fermo restando che siamo contenti per loro e spero che avremo presto in trasmissione qualcuno di loro che ci verrà a raccontare la loro emozione della prima vittoria, sicuramente indiscutibile, e devo chiamare in gioco Big Mo. Perché incominciamo a parlare anche un po' per fare il sunto di quello che è passato in questi 10 giorni, dall'ultima puntata, il campionato europeo l'abbiamo visto, e gli altri gran premi. Allora parto dal Gran Premio Nazionale che si è corso a Milano il giorno dopo del campionato europeo, dove non a sorpresa ha vinto Barbaresco Griff. Non a sorpresa. È a sorpresa perché c'erano altri favoriti, però per me non a sorpresa perché aveva vinto bene l'ultimo Gran Premio, sono arrivati i due cavalli migliori della corsa, Barbaresco Griff e Bandera Smith. Sicuramente sai, derby è una corsa un po' particolare e tutto, però mi sembra che sia il cavallo più in forma di tutti. Barbaresco Griff è arrivato in forma al momento giusto e lo vedo tra i favoriti del derby. Adesso ci sono anche tutte le batterie, vedremo un po'. Io però vorrei parlare prima della cosa che ha fatto FaceTime Bourbon, 1.9.4 nei 2200 metri. Ecco, sono quelle cose che mi lasciano un po' così, 1.9.4, 2200 metri. Quindi sempre che un bello scontro per Napoli, questo è proprio una bella pubblicità per il lotteria, quindi sì, era una corsetta privata al virtual che ha dominato proprio, però l'1.9.4 mi ha lasciato veramente impressionato, quindi sì. Fabrizio, ti volevo dire, vedi che Risoft, poi c'è un motivo perché Risoft tra me e lui, cioè io parlo del Gran Premio Nazionale, lui parla di un'altra cosa, cioè quindi ti volevo dire, sentiti libero anche tu, se vuoi raccontarci della spesa che hai fatto, fallo tranquillamente, noi siamo aperti. Allora,
non mi entusiasmano ancora questi 3 anni, se devo essere sincero. Cioè, io sono più entusiasmato al pensiero della lotteria che del derby. Hai 2 puntate che non parli d'altro. Lo so, però non sono particolarmente, quest'anno non mi sembra una grande generazione quella dei 3 anni, quindi non sono particolarmente, poi come ti dico, io sarei anche un po' interessato perché c'è il cavallo del mio amico Massimo, compagno, perché non c'era il nazionale? Dai, facciamo un po' di gossip, come mai non c'era il nazionale? Aveva corso veramente male a Modena. Sì. Perché è andato in testa, ha fatto un giro in 1.18 e poi quando c'è stato da correre non è che abbia entusiasmato, è arrivato 7º, 8º, quindi probabilmente ha avuto un turno di riposo per non affaticarlo, e sicuramente la batteria, se il cavallo è in ordine, è meno dispendiosa da vincere che il nazionale, quindi avrà scelto quella strada per fare il derby, però sì. Certo. Ha preso il numero 4, quindi cavallo che parte anche abbastanza, cavallo in ordine, se non è in versione Modena non dovrebbe avere problemi, ecco, andare in finale. Okay. Sicuramente spende meno che nel nazionale. Di quella giornata del nazionale, di cui sottolineo che sì, che la cavalla più attesa era Babirusa Jet con Alex Cocciador, che già non vedere vincere quello che ormai viene chiamato il giallino è già comunque un po' un evento, quindi già non ha vinto. Non mi sembra che come B sia, non è sicuramente a livello delle A, domina tutto lui. B, per fortuna c'è anche qualcun altro che spessa, poi non ha tante B quante A, hai capito? Certo, che certo. Poi magari con l'andare del tempo chiaramente tutti i cavalli vanno da lui, e dopo se li avrà tutti lui anche le B. Certo. Però per il momento c'è anche qualcosa. è quel famoso di quello che aspetta sul fiume, no? Uno c'è lì, sì, che aspetta, sì, sul, sì, fiume. Lui aspetta, però sai, non lo so, io non voglio parlare di queste cose, però io, no, ne stai parlando, non è che non ne vuoi parlare, sì, ne stai parlando io, tu. Io come proprietario non mi divertirei molto avere un cavallo, anche se porti in una scuderia così, perché non si gioca mai le sue chance al 100%, hai capito? Quindi sicuramente i cavalli di Gozza d'Oro vanno forte, però io sono convinto che ci sono molti cavalli che non si possono giocare le loro chance al 100%. Ecco, è una mia convinzione, poi certo. Mica che sia così, perché sono convinto che quando li portano in pista i cavalli siano tutti al 100%. Certo, però Fabrizio, ascolta, a questo, perché ti voglio anche far tirare fuori quella che è la tua esperienza dell'Ipca che hai vissuto, diciamo, non come commissario. Io credo che l'allenatore più forte c'è sempre stato, secondo me, in questo momento, come poi ci ha raccontato l'avvocato Scagliarini, che ricordo ancora con piacere, del fatto del one competitor, cioè che ormai si va verso gli sport dove i veri protagonisti sono pochi, perché è più di sempre più difficile, più sempre più selettivo. Però la scuderia più grossa di quando tu facevi l'allenatore ovviamente aveva più cavalli che potevano competere per un gran premio, immagino, o già sto sbagliando? No, beh, certo. Ecco, la scelta di chi viene, di chi va in pista con più chance, credo che sia sempre stata un po' un problema. Oggi lo è di più perché, ripeto, è tutto concentrato in pochi allenatori. Ma c'era anche in passato questo problema, o no? Puoi dirmi anche di no, tanto di far brutta figura, non ho paura. Ma no, cioè io mi ricordo gli anni di Mangelli, mi ricordo gli anni di Biasuzzi, mi ricordo gli anni della Reda, e quindi voglio dire, i cavalli buoni c'erano più di una volta, ne correvano 2, Mangelli addirittura anche 3 o 4 per Gran Premio, difatti non a caso loro fecero primo, secondo e terzo al derby. E avrebbero fatto anche il 4 se Germano non avesse sbagliato l'ultima curva, avrebbero fatto primo, secondo, terzo e 4. Cioè Gualdo, Guiglia, Grifone e Germano. Sì. E invece Germano sbagliò. Però è chiaro che
loro hanno, ti ricordi gli anni di Penelope Dei, Pecos B e tutti quelli, cioè sì. Punti su uno, sai qual è il migliore magari non le fa tutte, e il migliore lo guida alla prima guida di scuderia, gli altri sono a volte gregari, a volte per fortuna della grande scuderia sono addirittura quasi pari a quello che è il loro prima serie, quindi adesso una cosa come Goccia d'Oro non l'avevo mai vista io, perché sono bravi, niente da dire, assolutamente, tanto di cappello, ma che in un gran premio come quello di Montecatini su 18 partenti ne avessero 11 loro, io una roba così non l'avevo mai vista, così come anche il campionato ne avevano diversi, ne hanno diversi in tutte le corse, perché hanno un parco cavalli che è qualcosa che di incredibile, io non ho mai visto una cosa così, cioè una supremazia così non l'avevo mai vista. Ecco, la domanda che ti ripropongo è: mettiti nell'ottica di un proprietario, che so che è quello che pensi, Moreno, di un proprietario che è all'interno di una grande scuderia e ci va ovviamente perché pensa di avere un buon cavallo e va nella scuderia migliore, ok? E ne trova altri quattro, ecco, che corrono insieme al come si può gestire? Perché è difficile, perché dice, ma come, io però per me già il proprietario è convinto di default, e ripeto questa parola di cui non so cosa il significato, ma perdonatemi, ci sta bene secondo me, che il suo cavallo sia il migliore, quindi vai in una scuderia che reputi la migliore e magari invece il guidatore, la guida più importante o le chance più importanti ha un altro cavallo. Questa cosa tu l'hai mai vissuta, l'hai mai vista nella tua esperienza da allenatore? No. Perché il proprietario Orsi Mangelli erano tutti suoi, quindi vinca poi uno, vinca poi l'altro. No, perché io, hai ragione tu, io ti ho fatto un esempio di scuderie dove erano tutti di un unico proprietario. Sì. Invece tu mi hai detto una cosa, che questa è la domanda da un milione di euro. Quindi, alla luce di questo, cosa succede? Che il proprietario che non è contento del rendimento del proprio cavallo prova di darlo all'allenatore che in quel momento gli dà più fiducia, nel senso che riesce ad avere risultati migliori, vedi Goccia d'Oro. Quindi in questo caso il proprietario dice: il mio cavallo secondo me non va bene, quindi adesso lo do là, perché là hanno fatto tanti cavalli da corsa. Benissimo. Il fatto che dopo poi ti trovi a combattere con altri cavalli di altri proprietari, e lì purtroppo non c'è mica niente da fare, perché come dicono le corse, ma fanno poi si mettono d'accordo prima, poi dividono tutto. No, non ci credo. No. Ognuno corre per i suoi. Sì. Ognuno corre per il suo. Io non divido niente con nessuno, ecco. Ma no, è chiaro che poi se tu a Goccia d'Oro gli dai il tuo cavallo, lo sai prima che lui di quella categoria lì ne ha già quattro, quindi il tuo è il quinto, poi se il tuo riesce a correre a livello di quei cinque è un vantaggio che per te, prima o poi il Gran Premio lo vinci anche tu, per dire. Però se vado da Casillo magari lo vinco prima. Ho detto un nome, il primo che mi è venuto, hai capito? No, ma su questo non c'è ne ha di meno, importante. E sicuramente Casillo non è peggio di Goccia d'Oro, ecco. No, ma abbiamo allenatori in Italia che sono dei mostri, perché non solo Casillo, sì, ma anche Heller. No, cioè, sono, ho detto il primo che mi è venuto, ecco. C'è Bondo, e poi cioè adesso non vorrei star qui a mettermi a dirli, perché sì, sennò ma in Italia abbiamo degli allenatori favolosi, e sì, io guardavo Santo Mollo, ad esempio, guardavo Barelli, sì, ma certamente ma c'è chi più ne ha più ne mette, ce ne sono una marea, sì, ma sì. Questo, se tu dai il cavallo a Goccia d'Oro e è perché Goccia d'Oro in quel momento è quello che ti dà più fiducia, cioè ce l'hai tu nella testa, proprietario, dici: io il mio cavallo lo voglio dare là, perché là c'hanno tutti i campioni e voglio andare là. Benissimo, perfetto. Però poi ti devi adeguare, che Goccia d'Oro non è che te lo può guidare tutte le volte, quando corre sono in 4 e 5, e lui dice: vabbè, mi va bene essere in 4 e 5, però
ciò, cioè, da, io vi faccio un altro esempio allora che così comprendiamo meglio. Ma Vernissage Griff corre senza freno, senza bastoni, senza niente, è un soldatino. Non era così. No. Ecco, benissimo. Abbiamo, ma il caso ancora più eclatante è Vivid Wise Est. Sì. Vivid Wise Est è un esempio eclatante perché non è che Goccia d'Oro lo aveva lasciato in mano a un meneghino che passava di lì. C'era Dave Gopp. Sì. In Svezia, Gopp, che è uno dei più grandi guidatori del mondo, non riusciva neanche a fare, non dico le corse, le false partenze. Non riusciva a fare le false partenze. L'ha ripreso il Goccia, dopo un mese ha vinto il Turilli, battendo Zacco Njoa. Quindi, se un proprietario pensa che il suo cavallo possa stare bene là e ha fiducia di mandarlo là, perché secondo lui là è il top, il proprietario sa cosa va incontro, ma va là, cioè non c'è niente da fare, hai capito come funziona? È così, quindi non, altrimenti ne avrebbe sempre di meno di cavalli, invece ne ha sempre di più. Certo. Quindi, sì, sì, no, è quello che non riesco a capire, appunto, era quello che volevo dire, non riesco a capire, cioè non cioè, da dire, c'è solo lui, ma ci sono altri ottimi guidatori che hanno grossi risultati, perché hanno grossi risultati anche questi, però si trovano senza, ma vabbè, comunque ma grossissimi, ma grossissimi, Moreno, io ti do perfettamente ragione, io e te siamo d'accordissimo, però il proprietario dice mio figlio deve, voglio che vada alla Bocconi, alla Bocconi non si può entrare, no, la Bocconi, perché citi Bocconi? Voglio fare il massimo per entrare alla Bocconi, voglio andare alla Bocconi, voglio andare alla Bocconi, e spendi i massimi per entrare, e la gente ha questa cosa, anche questa sì, cosa, sì, pensa sì. Di avere un fuoriclasse, sì. Pensa che non sia stato capito, pensa che sì, là sì. Lo capiscano meglio, lui parte e va là, quindi nonostante abbiamo degli allenatori che sono fantastici, però questo dipende sì. Poi dal proprietario, visto che sì, pagano i proprietari, fanno dove vogliono. Sì, 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 no, io non critico nessuno, però non capisco, mi adeguo ma non capisco, ecco. Non è, sì, non ho capito è... il tuo discorso, Moreno, ho capito il tuo discorso e non ci do torto. Sì, sì, sì. Io adesso vado un po' avanti anche perché stiamo andando verso la fine della puntata, scusatemi se interrompo questa sì. Discussione che secondo me è interessantissima, perché effettivamente ci sono mille conflitti, ma parto dal presupposto che sono d'accordo con voi che abbiamo tanti bravi allenatori, in questo momento è particolarmente bravo quello con la giubba gialla, per cui ovviamente è più visibile e attrae più. Dico solo una cosa che mi è stata detto, che tutti gli altri allenatori adesso lavorano con un livello di pressione addosso molto più alto, perché sanno che è la prima volta che sbagliano una corsa. Sì, esatto. Il cavallo viene portato via, perché ormai c'è il modello, quindi è chiaro che questo delle due dovrebbe portare a un aumento, se è vero che la competitività tende ad aumentare la qualità di chi fa il servizio. Io non sono sempre d'accordo su questa cosa, però effettivamente tanti allenatori mi hanno detto che si lavora con un po' di pressione, perché sai che alla prima corsa sbagliata, la seconda sei a rischio. Sempre così, è vero, quindi, però d'altra parte poi sai, anche il Goccia d'Oro smetterà poi anche di prenderle, perché più di tanto non li puoi allenare, cioè non puoi fare un gran premio con tutti i tuoi cavalli tutte le volte, quindi sai, prima o poi anche Goccia d'Oro sarà costretto a dire oh signori, mi dispiace, però più di tanto non posso prenderne, quindi che la pressione che non diventi poi troppo pesante per certi allenatori, perché cioè, i cavalli buoni in Italia non sono pochi, sono tanti. No, abbiamo quindi... questa grande cosa. Tra l'altro, colgo l'occasione per dire che a fine mese, il 28, se non mi sbaglio, ci sono le aste a Treviso. Sì. Ci sono onestamente dei cavalli con delle genealogie estremamente belle, interessanti. Sì, volevo stamattina che me l'ha procurato un nostro amico, me l'ha procurato, quindi... sono andato a prenderlo proprio stamattina. Sono andato a prenderlo. Quindi no, io ieri ne parlavo con che ho avuto occasione di incontrare Dan Hultberg, che probabilmente sarà anche lì presente, che viene per vedere vari figli di Varenne, Ridi Cash, tutti quelli che ci sono. Comunque sono tanti e la qualità è veramente tanto, tanto, tanto alta. Sì. E parlando di genealogia, andavo poi ai gran premi, gli ultimi due di cui volevamo parlare prima della fine, che era i due gran premi che si sono tenuti a Montecatini in
memoria di Nello Bellei, quello per le femmine, sì, e quello generale. Uno l'ha vinto Arna Scam, una femmina appunto da Ridi Cash e Nadia Cam. Nadia, sì, Cam, che ricordo perché era una cavalla, io la chiamo, sì, grigia, so che non è corretto chiamarla grigia, grigia, no? Sì. No, ma grigia, grigia, è corretto. È corretto, tu Fabrizio? Certo che è corretto, grigio. C'è il grigio, c'è il roano, c'è il bianco, certo che... Ah, io so che quando facevo il corso sui colori un po' mi perdevo, perché per me c'è bianco e nero e poco più. C'è il grigio in mezzo, no? Però no. Invece non è, non c'è il bianco. Tu con i cavalli della Juve. No, aspetta, questo voglio precisare, non era legato in nessuna maniera, era per dire che io con i colori sono molto semplicista, turchesino, bluette, no, i colori sono sempre rosso. No, allora non mi dirai che, non mi dirai che dopo tanti anni dici, ma quello è un bel cavallo marrone, sì, marrone. Sì, marrone, per me è marrone, sì. Sì, marrone, giallo e nero. Non ditelo a Cascio, al dottor Cascio, non ditelo, perché so che ci rimarrebbe male, perché lui ha messo il massimo di impegno, ma la mia testa è quella. Quindi c'è il cavallo marrone, il cavallo bianco che tende al grigio. Comunque, Nadia Cama, una bellissima cavalla, che se non mi ricordo male portava Castaldo, spero di ricordarmi anche lui. E comunque Arna Scam, figlia di Ridi Cash, che ha vinto questo gran premio di Montecatini, mentre invece la prova di quella riservata è stata vinta da Amoniu SM, cavallo di Goccia d'Oro, è il cavallo che è arrivato secondo nel derby. Esatto, Amoniu SM con il numero 12, che se l'ha fatta, ha fatto un finale veramente non banale. Ecco, un altro di quei cavalli di cui parlavo prima. Ecco. Non, cioè, secondo me non è abbastanza. Comunque, vabbè, fa niente, non ricominciamo. Comunque, cavallo sì, ritrovato, perché era un po' che non compariva, diciamo, negli arrivi importanti. Guidato da Federico Esposito, 1.13.2 su 2040 metri, secondo Ari Lest, Massimo Castaldo, sempre ovviamente 2040 metri, la distanza era, non era un handicap. Cavallo di Goccia d'Oro. 13.4, terzo Alchemist B con Roberto Andreghetti 13.5, quarto Adamo D con Roberto Vecchione 13.6, quinto Aramis K con VP dell'Annunziata 13.7. Questa è stata un po' le due corse che hanno caratterizzato il weekend appena finito. A questo punto, veramente per chiudere, andiamo verso appunto delle corse molto importanti. Una è sicuramente in lotteria, ma ci abbiamo prima gli appuntamenti anche di Torino. Sì. Quindi sì, voglio dire, andiamo incontro a un periodo di ulteriori corse estremamente interessanti. Dai Moreno, raccontaci qualcosa in pochi minuti di queste due corse. Ah, niente, lì abbiamo sette cavalli, sono rimasti sette cavalli, perché quando ci sono i cavalli migliori, chiaramente gli altri scappano. Con numero uno abbiamo Vivi Vice, guidato da Blue Jeans, Maisto. Col numero due Cox Style con Di Nardo, il tre Zaccon Joe Vecchione, il 4 Vitruvio Goccia d'Oro, il 5 CF Orlando e Francesco Tucano, il 6 Vaprio e il 7 Zlatan, tutti i cavalli in prima fila. Stiamo parlando del Costa Azzurro, giusto? Questo è il Costa Azzurro, sì. Poi nello che si svolge sì, quando? Sì. Dai, diamo gli appuntamenti. Domenica 20. E poi ci sarà sempre a Torino il Criterium, maschi e femmine per due anni, sì, con il cavallo di Goccia d'Oro, che ha fatto il record della generazione 15 giorni fa, con The Breeze lì col numero 1, Coco BFC, il cavallo di Christian e Company col numero 2, poi abbiamo Crone Grad col numero 3 con Vecchione, Croseros con Minucci il numero 4, e poi tutti gli altri invece femminile abbiamo sempre la cavalla di Christian e Soci, che ha vinto il Criterium con i Francis, la sorella di Uma Francis, nettamente favorita, perché va veramente molto 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 forte questa cavalla. Perfetto. Poi sì, abbiamo sempre le batterie del derby, ne abbiamo già parlato prima. Sì, una bella sabato, un bel weekend. Allora, ricordiamo, proprio sabato 19 a Roma abbiamo le batterie del derby, sono le tre batterie. Non stiamo derby, a raccontarvi, esatto, tutti i partecipanti, perché ci sono, no, ovviamente tutti migliori. Sono 60, esatto, sì proprio. E poi abbiamo la domenica, sì, il Costa Azzurra, domenica, e i due Criterium, maschi e femmine, che criteri, si svolgeranno, sì, a Vinovo, a Torino.
Quindi Torino, sì. Noi vi ringraziamo per aver ascoltato questa ennesima puntata di Race Off. Ovviamente non possiamo fare a meno di ringraziare Fabrizio Bongiovanni per la cortesia come sempre, per la gentilezza come sempre. Dunque basta, c'è sempre a parlare bene. Ma grazie a voi Giovanni, basta, non ne posso ecco, più. Basta, ma non lo sopporta nessuno, ma basta, dai. Quindi Fabrizio, grazie di essere stato con noi, grazie a Big Mo della, sempre della pazienza e della competenza. Grazie a voi, di stare grazie con voi. Noi e rimandiamo l'appuntamento al prossimo episodio, dove parleremo ovviamente di derby, risultati di quelle che sono state le batterie, quindi il derby che sì. sarà, ulteriori notizie su lotteria e ovviamente i risultati dei Gran Premi che si svolgeranno a Torino. Ciao a tutti e alla prossima puntata, state con noi con Race Off. Ciao 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 a tutti, ciao, 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 ciao a tutti, ciao, grazie.